appassionanti, curiose e insolite. È difficile raccogliere il numero esatto di partite disputate dalla nascita del calcio storico fiorentino, ma le cronache hanno riportato nel corso del tempo quelle particolari competizioni degne di nota, vuoi per il contesto in cui sono state giocate, vuoi per i fatti avvenuti durante il loro svolgimento, oppure soltanto per le personalità illustri che vi presero parte. Come in ogni disciplina sportiva piena di storia e tradizione, fascino e curiosità sono ingredienti che non possono mancare, e anche solo cambiare residenza del campo da gioco diventa un aspetto talmente insolito da far passare alla storia anche una semplice partita, come quella del 1570 giocata a Roma nelle terme di Diocleziano in occasione della nomina Granduca di Cosimo I de' Medici, oppure quella del 1575 disputata a Lione e organizzata dai mercanti fiorentini in onore del re Enrico III di passaggio da quella città. Anche la partita del 1766 venne giocata fuori Firenze ed ebbe luogo a Livorno in occasione della venuta dei reali granducali Pietro Leopoldo I e Maria Luisa. Le cronache del tempo descrivono che chi assiste alla gara, anziché la bellezza della competizione, lodò la magnificenza delle uniformi da gioco, di raso rosa per una squadra e azzurro per l'altra. Ma la partita per eccellenza alla quale le moderne edizioni si richiamano è la cosiddetta partita dell'assedio, che fu giocata il 17 febbraio 1530 durante l'assedio della città da parte delle truppe imperiali di Carlo V. Per rafforzare l'orgoglio cittadino e per dimostrare al nemico che l'attacco veniva considerato cosa di poco conto, i fiorentini decisero ugualmente di giocare. Altre due memorabili partite furono disputate eccezionalmente sull'Arno ghiacciato, la prima nel 1490 e la seconda nel 1605, in cui il fiume rimase ghiacciato per quasi due mesi, dal 24 dicembre al 20 febbraio. Altre volte la disciplina è stata usata come pretesto per festeggiare i matrimoni, come la partita del 1689 giocata in onore delle nozze di Ferdinando de' Medici e Violante Beatrice di Baviera, ma passata agli annali in realtà per il fatto che a sfidarsi furono una rappresentativa europea contro una asiatica. Se è vero che per quasi 200 anni non si hanno notizie di partite organizzate, poiché dal 1700 in poi l'interesse per lo sport andò via via scemando, è anche vero che il calcio storico era rimasto vivo nella memoria collettiva dei fiorentini, che sebbene lontani dalle grandi piazze e dai fasti medievali, continuarono a praticarlo nei propri quartieri e rioni. La partita che diede il via alla rinascita del gioco nel XX secolo si giocò nel maggio del 1930, quando per la ricorrenza del quattrocentenario dall'assedio di Firenze venne organizzato eccezionalmente il primo torneo tra i quartieri della città. Da allora le sfide fra i calcianti dei quattro quartieri storici fiorentini si sono svolte puntualmente fra le secolari mura cittadine, ad eccezione di 5 anni durante il periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale e nel 2020 a causa della pandemia da Covid. Quest'anno verrà disputata soltanto una partita, la finale dell'11 settembre tra gli azzurri di Santa Croce e i verdi di San Giovanni, e sarà la prima rievocazione dopo il periodo della pandemia. Questo cambiamento però regalerà uno spettacolo inconsueto. Per la prima volta in tempi moderni, la finale del calcio storico fiorentino sarà disputata alla presenza dei soli 550 personaggi del corteo, che così contribuiranno a ricreare le atmosfere della piazza della più famosa partita del 1530.